Non ci fossero queste foto a dare testimonianza, si potrebbe parlare di Fanta Gossip. È tutto vero, invece, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, già entrambi di nuovo insieme, è una notizia, più Belen Rodriguez invitati. I presenti allo stesso evento, la presentazione del nuovo romanzo di Gabriele Parpiglia. Un triangolo che scotta Gabriele Parpiglia ha presentato, con l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. Il suo nuovo romanzo. Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sarebbero tornati insieme, hanno incontrato allo stesso evento Belen Rodriguez. Ma sembra che i rapporti non siano distesi, pacifici anche se decisamente civili. Perché durante la sera si sono costantemente evitati, tra i presenti, oltre a tantissimi VIP coinvolti dal giornalista, a anche lettori e curiosi. La presenza di Fabrizio Corona, ora fuori dal carcere, e Silvia Provvedi all'interno dello stesso evento ha fatto chiaramente pensare ad un riavvicinamento tra i due. Sappiamo che la coppia ha seguito l'evento in prima fila, poi però ha continuato la serata come separati. Basso profilo anche per Belen Rodriguez, presenta con la Petinos, l'amica Patrizia Griffini è seduta in quinta fila, comunque distante dalla coppia. I VIP presenti non c'erano solamente Belen Rodriguez, Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, c'era anche sua sorella Giulia. Una parata di VIP per l'evento di Gabriele Parpiglia, tra i quali l'ex velina Giorgia Palmas, la conduttrice Lenuar Casalegno, la tronista Rosa Perrotta. Chiacchieratissima dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, così come Paola Di Benedetto, anche lei presente da sola dopo l'addio a Francesco Monte. C'è Raffaello Tonnon, c'è Santo Versace, i nuotatori olimpici Filippo Magnini e Luca Marin.